night Nuova puntata di Chiacchiere Caffè, anche nuova settimana e quindi ben ritrovati, buon, buon lunedì, buona settimana e noi continuiamo a ospitare e a raccontarvi molte, molte realtà, molti progetti, molti ambiti che eh, ci sembra davvero opportuno segnalarvi. In questa puntata di Chiacchiere Caffè ci occuperemo di cultura tucur, di lettura nella prima parte e di teatro di teatro sociale nella seconda parte. Allora vado subito a salutare gli ospiti di questa prima parte di Caffè, che sono Francesca Pascutini dell'Ufficio Beni Culturali della Regione Veneto. Benvenuta Francesca. Grazie, e Francesco buongiorno. Tiveron, bibliotecario di Ponte di Piave e uno dei mh, coordinatori o comunque dei promotori del progetto La Casa sull'Albero e del Polo Bibliomarca Insomma, adesso capiremo tutto con, con ordine. Buongiorno. Benvenuto Francesco. Allora, facciamo proprio un po' di eh, ordine, un passo indietro, lo facciamo proprio partendo con eh, a chiacchierare con Francesco Tiveron che insomma, da bibliotecario ha quindi un osservatorio privilegiato su questo fenomeno della promozione della lettura perché di questo ci occuperemo in questa prima parte di Chiacchiere e Caffè. Francesco allora dicevamo anche prima mentre chiacchieravamo fuori onda che ehm, questo progetto Veneto Lettura di cui parleremo quest'oggi e che punta proprio a promuovere la lettura e quindi a promuovere il lavoro delle biblioteche del nostro territorio eh, parte osservando quello che era già stato fatto nel progetto bibliometrico. Che è una polo di biblioteche che si sono messe insieme, ora capiremo come e perché e poi hanno dato vita anche al progetto La Casa sull'albero. Raccontaci un po' com'è nato tutto questo. Beh, eh, nasce dal, dal, dalla volontà del polo di, eh, di promuovere la lettura soprattutto eh, tra gli adulti. Mm. Due. tra gli adulti quindi Sì, mm. il, 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 il focus è sugli adulti però partiamo appunto dal polo il polo sono 20 biblioteche è composto di 20 biblioteche della cintura uh, urbana di Treviso, siamo fino a 15-20 km dal centro di Treviso. Um, è un polo di biblioteche che uh, come tutte le biblioteche um, si uniscono in, in una uh, forma uh, di, di polo, di coordinamento di rete per um, migliorare i servizi offerti al pubblico in questo settore, poi la promozione della lettura è uno di questi servizi, è uno degli ambiti di cui si occupa il, il Polo. Mm, abbiamo individuato questo progetto, La Casa sull'Albero, uh, come um, uno dei progetti principali, eh, e um, si dedica, oltre, eh, si dedica proprio alla promozione con gli adulti. Le biblioteche e chi frequenta le biblioteche, chi conosce la biblioteca del proprio comune, del proprio quartiere, sa che sono ehm, molto impegnate nella promozione con i bambini, quindi incontri con le classi, letture d'alta voce, le è un set eccetera, eccetera. È settore che viene eh, coperto, esatto, ormai, ormai è, una ehm, è una piacevole prassi in tutte le biblioteche. Eh, la, lettura, la promozione della lettura per gli adulti viene data viene ehm, presa in considerazione forse meno, forse si pensa che l'adulto si arrangia oppure ha già scelto di non leggere. Insomma. Noi abbiamo voluto invece puntare a, a questo settore. Eh, il, il progetto nasce nel 2003 dalla biblioteca di Casier, che è una biblioteca appena a sud di Treviso, ehm, che fa parte del Polo. Dopo qualche anno, eh, noi bibliotecari abbiamo deciso di, eh, del Polo di dire: facciamolo un progetto di polo, quindi portiamo queste manifestazioni, questi incontri, questa, eh, queste attività di, di promozione, di formazione, di formazione di, anche, cioè. al, ehm, le portiamo a livello di polo, quindi le, ci, ci allarghiamo in provincia eh, fatto questo eh, la regione ha, abbiamo chiesto naturalmente, ci si muove a chiedere contributi, a chiedere appoggio e la regione ha visto, um, ha visto in questo progetto un, un ottimo progetto per, di promozione della lettura e quindi c'è stato questo intervento un paio di edizioni sono andate insieme quindi eh, le attività delle singole biblioteche più le attività che hanno cominciato anche a muoversi in regione, quindi degli incontri eh, sparsi in, tutta, in tutto il territorio e per arrivare poi alla nascita di questo progetto che si è, eh, diciamo è un po' figlio, anche se è, di, è un figlio ormai più grande del, del, del genitore, del genitore. Sì, decisamente, <ride> eh, a questo progetto. La Casa sull'albero continua nel Polo Bibliomarca, stiamo preparando l'edizione 2013 e molti conoscono ormai il nome che è conosciuto, certo. ehm, quindi fra poco arriveranno che, eh, tutti gli appuntamenti del 2013. Veneto Lettura, che si sta concludendo, eh, è diventato un progetto regionale con una delle sue specificità e con un respiro decisamente più, più ampio. Quindi è un progetto vero e proprio, Francesca, uh -huh. ed è diventato anche un sito in internet: nel senso che venetolettura.it permette eh, di, di capire il ruolo che ha avuto la regione, che è un ruolo di, da, di collante, se vogliamo, sì. di coordinatore, di coordinamento e di no, non dispersione di tutto quello che viene fatto, dal, in questo caso, dal, dall'operato già portato avanti da Bibliomarca e dalla Casa sull'Albero. Allora, eh, avevate visto bene, chiaramente, sì. che c'era bisogno di sostegno e di promozione di questa. Sì, di questa eh, la Casa Sull'Albero si era distinta proprio perché era riuscito ad uscire dalla piccola biblioteca e radicarsi un po' sul territorio. Per cui la regione ha cominciato a guardare con interesse a questo progetto, riconducendolo nel 2009 qua all'Osservatorio per la promozione della lettura. Uh -huh. Eh, il progetto eh, Casa sull'Albero è proseguito appunto come diceva Francesco per due edizioni con due programmi paralleli: uno legato al territorio trevigiano, che è il territorio madre. Poi della Casa sull'Albero, e uno eh, di respiro invece più regionale. Quindi abbiamo cercato eh, non solo di uscire dalla provincia di Treviso, ma di allargarci proprio su tutto eh, il territorio eh, della regione del Veneto, che è questo che a noi interessa, eh, fino a creare una, un logo e un nome. Altro dalla Casa sull'Albero che è eh, Veneto Lettura di che è diventato un vero progetto a sé stante, però comunque legato eh, sempre alla Casa sull'Albero. Eh, uno um, dei nostri obiettivi è fare rete, cioè mettere insieme eh, le biblioteche per dare loro la capacità di confrontarsi anche e, e fare in modo che i vari progetti non siano legati solo a un ambito territoriale relativamente distretto, ma che dialoghino tra loro e quindi abbiamo pensato che il modo migliore in un'era tecnologica insomma come questa sia stato di creare un sito che abbiamo chiamato per comodità insomma anche Veneto Lettura eh, anche che è nato brand sappiamo certo. che poi entra e rimane eh, che è nato ufficialmente il 26 di ottobre a un incontro al... che è stato fatto come apripista al forum del libro di Vicenza, di Vicenza. Sì, eh, avete partecipato appunto al forum del libro che mi spiega anche prima è un'iniziativa sì. in realtà nazionale itinerante. Quest'anno era a Vicenza, quindi ospitata sì. all'interno della regione Veneto e come Veneto-Lettura e in ogni caso chi sta anche dietro al progetto più ampio Veneto-Lettura. Avete portato anche quello che è l'esperienza di questo progetto, di questo percorso che state facendo insieme? È andata bene, mi pare. Comunque. No, è andata molto bene, siamo molto contenti anche perché il Forum del Libro è nato eh, viene organizzato ogni anno per fare il punto sulla promozione della lettura in Italia. Ci sembrava giusto fare il punto della promozione della lettura in Veneto e quindi abbiamo avuto uno spazio il 26 ottobre alla mattina nella Biblioteca La Vigna di Vicenza dove abbiamo ottenuto un. un di apertura un po' non proprio formale del forum a cui hanno comunque partecipato dei rappresentanti del forum del libro, abbiamo cercato di fare appunto il punto sulla promozione della lettura, eh, dove ampio spazio è stato dato a proprio a Veneto Lettura, sperando anche di coinvolgere altre biblioteche della, della Posso zona. Posso chiedervi così anche proprio in informalmente a che punto siamo con la promozione della lettura in Veneto rispetto magari al panorama nazionale, visto che vi siete confrontati al forum anche con. Altre realtà, Francesco. Beh, Francesca, insomma, la promozione della com lettura, come vi dicevo prima è comunque ormai una prassi mm. consolidata, eh, spesso dedicata ai, eh, soprattutto alle fasce più giovani, alle fasce scol dell'età scolare, però se noi guardiamo il, panora il panorama nazionale eh, siamo sicuramente a buon punto, mm. eh, nel senso che ogni biblioteca, è difficile trovare una biblioteca che non abbia delle attività, dalle presentazioni di, di libri, agli incontri con gli autori, al, appunto agli, alle attività con le scuole, alle visite che le scolaresche fanno... Al, quindi diciamo che c'è un, un fermento, e, anzi, a me piace guardare proprio il fatto che è diventata una, una consuetudine, è diventata una, un'attività, una, un un'azione quotidiana per avvicinare alla lettura. Eh, diverso è magari pensare anche al resto, eh, pensare alle fasce eh, adulte. Perché? Perché poi noi stiamo assistendo, e, e, e qui eh, dati, eh, studiosi che sicuramente meglio di noi hanno, si sono interrogati e hanno, mh, hanno analizzato il problema: stiamo assistendo a un ritorno di una sorta di analfabetismo, che non è il non saper leggere, ma il non saper capire quello che si legge. E si parla di, di dati intorno al 50% tra la popolazione tra i 18 e i 60 anni, se non ricordo male, 50% vuol dire che non quando si trova ad affrontare una bolletta, si trova a dover compilare un modulo, è in difficoltà. Questo è dovuto questo, a, a cosa? Al fatto che siamo disabituati proprio a, a la inter, inter, finita, interpretare il sì, linguaggio? Sì, probabilmente è finita, la, finita la scuola, mm. eh, finita mm. l'attività di studio, eh, cioè questa scarsa attitudine al, alla lettura e all'aggiornamento continuo eh, porta ad allontanarsi eh, e a, dis, a disapprendere, per usare un termine strano, ma proprio si, si disimpara a... Mh, a, a leggere, quindi si entra, eh, sì, diventa una pigrizia, non sì, tenendolo sì, allenato sì, sì, come qualsiasi altro. Quindi opera. avete anche una, un ruolo sociale non da poco, <ride> in, questo, in questo caso, al di là della promozione alla lettura eh, strettamente tale, insomma, come passione per il libro e per Sicuramente, la Sicuramente eh, penso che ogni bibliotecario sa il ruolo eh, che ha. Eh, quello che cerchiamo di far passare per noi non è tanto il dire. Eh, devi leggere, altrimenti sì, ma chiaro. leggi che è bello cioè, e, e stimolare per stimolare proprio il piacere della lettura. Mm. Senta Francesca, quindi il, il sito Veneto Lettura fa proprio da connettore con sì. questa realtà e quindi hanno una sorta di grande archivio sì. dove cercate di intanto mappare e poi mettere in rete l'esistente, giusto da lettori appassionati, lettori professionisti, sì. eh, iniziative promosse dalle biblioteche, iniziative di formazione, tutto questo. E non è poco, insomma, mettere insieme l'esistente e promuovere. No, guardi, non è poco, però eh, ripeto, è stato messo in linea il 26 di ottobre, quindi stiamo parlando di tre settimane fa. Eh, è un è in progress. È un working, però le dico, se lei va ad aprire da stamattina il calendario, non c'è una data che non abbia segnato qualcosa nel mese di novembre, di dicembre e anche di gennaio, c'è cioè già qualcosa. E, rifacendomi al discorso della promozione della lettura, noi nel 2011, proprio in novembre 2011, un anno fa, abbiamo fatto un censimento. Non vi sto a dire i dati, però credo che due siano significativi, che ci sono 579 biblioteche di pubblica lettura, quindi sostanzialmente legate diciamo così, ai comuni, due terzi di queste fanno promozione alla lettura. Credo che questo sia un dato interessante su cui riflettere perché stiamo parlando di tutto il territorio della regione del Veneto. Uh. Quindi non sono dati da poco, insomma. E poi torniamo a, a concretamente ai progetti che portate avanti. Però Francesco ci fa una fotografia del, dell'utente tipo della biblioteca. Eh. Sono ancora le scuole, sono ancora i bambini oppure, insomma, Beh, una grossa fetta è data dai, dai bambini. Ed è normale, bambini, ed è giusto insomma, che sia così. È normale perché... perché... Ehm, perché poi i, libri per i bambini quando leggono, leggono veramente, non leggono un libro di, di 500 pagine, quindi sono, veramente vengono in biblioteca e vanno via con la borsa della spesa. Una oh, decina di libri. Eh, poi insomma alla scuola, i genitori che dicono vai in biblioteca, insomma c'è tutto un, forse un sono eh, sono. sistema, una, una consuetudine, ehm, ancora sempre, non tutti e quindi ancora sempre poco. Eh, poi ehm, gli utenti sono decisamente eh, vari, ehm, mm, la prevalenza è variegata Prevalenza va alle donne, prevalenza va a, eh, a un'età, diciamo, dopo i 40, quindi veramente una maturità che, che permette di, di scegliere, di leggere. Eh, manca spesso la parte del doposcuola, cioè dopo dei, giovani, le scuole superiori, i giovani che probabilmente arrivano però alla lettura, al racconto, all'informazione attraverso altri canali, che è un po' la sfida poi che eh nel adesso ci lettura... arriviamo perché infatti quello che vi chiedete come Polo, Biblomarca, ma anche come eh, regione che sostiene appunto tutta l'attività di promozione alla lettura è proprio quale tipo di biblioteca quale tipo di servizio e di interfaccia con l'utente deve avere oggi la biblioteca, tra, chiamiamola biblioteca moderna nel senso che la biblioteca degli anni 2000 insomma quindi con tutti i nuovi mezzi di comunicazione in particolare tutta l'area web l'area dei social media che insomma hanno un ruolo non indifferente, soprattutto in quella fascia Francesco Giovanile sì. che magari va un po' più agganciata. Come dove ci state lavorando quindi? Eh, proprio in Veneto lettura uno dei, dei, dei punti forti era un, un lavoro di, di un gruppo di bibliotecari, una, una quarantina di bibliotecari che eh, con tre gruppi di lavoro si è interrogata su, mm. proprio sul, su quello che ci aspetta, quindi su quello che sarà la biblioteca come luogo, ehm, penso che chiunque a casa eh, ci, può, può pensare che eh, il libro ormai sta... Mm perdendo forse la sua, quello che per noi eh, era una volta nell quest'area... Nell'era dell'ebook, che a solo me non piace personalmente, però insomma, vabbè, non possiamo chiudere, chiudere e chi, tapparci gli occhi. Assolutamente, anzi, ma non solo dell'ebook, ma della, della televisione, della, di, di internet, quindi del web, che dà un sacco di informazioni, uno dice, ma cosa mi serve la biblioteca? Quindi eh, ti stiamo interrogando veramente sul ruolo che pur essendo il libro una, un elemento fondamentale, eh, la biblioteca nasce storicamente per dare informazioni, quindi noi ci dobbiamo confrontare con il modo di dare informazioni, di, di andare incontro alle esigenze dell'utenza eh, nel, nel futuro, quindi che tipo di, di luogo, perché se tutto si sposta su, sul web e diventa virtuale, mm -hmm. allora forse la per la biblioteca è sufficiente un bibliotecario dietro al computer, no? Anzi e le esperienze soprattutto straniere ma qualcosa anche in Italia alcune buone esperienze in Italia ci insegnano che il, il luogo biblioteca sta diventando sempre di più un centro, un perno della comunità perché in biblioteca eh, si va a leggere il giornale forse per scoprire anche un po' la relazione no? In, sì, cioè. ma infatti eh, quello su cui puntiamo non è tanto il, eh, il dire eh, l'avere i, i tanti libri o, o avere un patrimonio sempre adeguato che serve, cioè. ma sappiamo, siamo in tempi di crisi però l'aspetto soprattutto mh, di quello che uno può fare quindi leggere, leggere il giornale, eh, andare in internet, eh, prendere un DVD, vederlo lì, ascoltare della musica. Insomma, le biblioteche ormai offrono questi, questo tipo di servizi e soprattutto hanno degli spazi che eh, sono accoglienti. Quando qualcuno arriva mh, può fermarsi può, e la biblioteca diventa motore per, eh, motore per, la, per la comunità, diventa punto di incontro. Uno dei nostri gruppi di lavoro era proprio su quello che. Diventerà la biblioteca mm. e una delle idee era anche quella di, di cercare un nuovo nome, perché forse il nome biblioteca è legato a un, a un aspetto quasi polveroso. È una dire... più antica sì, del, del ruolo dico, che ho polverosa oggi ha... con un bibliotecario Come gobbo. Ma chiamarsi? Ci avete pensato. Eh, no? Ci sono stata stata qualche idea, però non, non, non è poi non, la cosa non ha. Non è proseguita, abbiamo proseguito su altri. Ci <ride> però, fatto... però no, no. Ad esempio un'esperienza che molti forse conosceranno, eh, in un quartiere di Londra hanno rivisto tutta la politica bibliotecaria, li hanno chiamati Idea Store, un negozio di lì, che certo, facciamo traduzione certo, letterale. Certo. Eh, L'altro aspetto di cui ci siamo occupati è proprio la, il mettere al centro l'utenza. Quindi cosa vuole una persona quando viene in biblioteca e quali servizi. Vuole trovare quali servizi dare e come rendere questo luogo um, veramente appetibile, un luogo che dia, piacevole, che risponda a delle esigenze concrete sì, che avete rilevato. E Francesca, la regione continuerà chiaramente a. Monitorare il lavoro, sì. a supportarlo con Veneto Lavoro anche attraverso altre modalità o comunque vi, vi fate un po' da coordinatori in questo momento, ecco. Beh, ma il Bibliomarca è diciamo la parte organizzativa vera e propria del progetto Veneto Lettura. Là, da parte della regione c'è un c'è stato, ci sarà ancora, speriamo, un finanziamento economico e dopo li supportiamo dal punto di vista anche organizzativo e pubblicitario. Sì, questo con gli eventi che magari sono anche più allargati a tutta Territorio regionale, e non solo al Polo della Marca, da, da cui è nato insomma Bibliomarca. Biblio Biblio. Quindi insomma è, è un po' un divenire anche questo. E adesso, Veneto Lettura, tra l'altro, dicevamo prima: come utenti potete assolutamente accedere a VenetoLettura.it, eh, che poi vi rimanda i link anche di tutte le altre realtà di cui stiamo parlando, Bibliomarca piuttosto che La Casa sull'Albero. Eh, poi chiaramente è uno strumento mh, anche tecnico, se vogliamo, per i bibliotecari, quindi poi ognuno di voi in realtà come punto di riferimento deve tenere la, la biblioteca del proprio comune del proprio territorio che vi sarà, saprà dare tutte le indicazioni chiaramente no? Questo, questo è utile ehm, un'altra cosa perché poi il tempo vola interessante che però volevo toccare era il fenomeno dei gruppi di lettura mm. perché eh, mi sembra Particolare, bello e soprattutto un, un progetto, una, una modalità che sta funzionando. Insomma, sì, forse eh, c'era bisogno anche di questo: di incontrarsi fisicamente anche in questo diciamo caso. Diciamo che è una delle, delle cose che, eh, che mettono in pratica quello di cui dicevamo prima: la biblioteca come punto di incontro. Il gruppo di lettura non è altro che un gruppo di persone che legge lo stesso libro e, e poi si incontra per parlarne. Uh, questa cosa che sembra così eh, semplice o così strana. Siamo conto che in altri paesi se qualcuno va uh, al gruppo di lettura non deve spiegare cos'è. Qui è un po' diverso, se vado in piscina, tutti sanno cosa faccio. Se dico vado al gruppo di lettura devo certo. partire <ride> con la tiritera di dire cosa faccio. E questi gruppi di lettura sono un, re un fenomeno um, re relativamente nuovo in, uh, in Italia, ma che si sta, sta avendo una un'apertura, un, un, uno sviluppo esponenziale, eh, ti dicevo prima mm. eh, ne, abbiamo, ne erano stati censiti dalle biblioteche di Cologno, Monzese, Cervia, qui bisogna riconoscere eh, sono due biblioteche non, non, non faraoniche, ma due belle biblioteche che lavorano bene bisogna riconoscere di aver, essere state le prime ad accorgersi del fenomeno mm. nel 2008 erano censiti una quarantina di, di gruppi di lettura in Italia un incontro avvenuto una settimana fa a Cologno Monzese mh, il censimento attuale dà intorno ai 400 gruppi di lettura sparsi in tutto il territorio solo qui in Veneto sono una cinquantina eh, insomma è davvero un fenomeno, fenomeno in crescita sì, il fenomeno eh, in crescita è anche perché è piacevole piacevole poter mm -hmm. parlare liberamente di lettura, eh, parlare di, di, di libri, e e, condividere e le condividere, emozioni, che è un libro soprattutto, sì, esatto. sì, le emozioni le, le, quello che è la, le, le sensazioni quello che è il libro tipo, certo, Quindi la... al di là del, di quello che dicevamo prima la lettura fa bene, la lettura eh, aiuta, ci aiuta sicuramente a star meglio, a vivere meglio, ad avere più capacità, più possibilità. L'aspetto emozionale è quello che ancora cattura, eh sì. cioè chi, chi poi si immerge nella lettura certo. e lo fa proprio per questo. I gruppi di lettura danno. Ehm, danno una possibilità in più danno anche consigli ci si confronta sono poi per si le si biblioteche cambiano. un modo per avere il contatto col territorio mm. e cioè. per arrivare perché poi fanno da cassa di risonanza e per promuovere da parte poi da tutto da il resto delle chiaro siamo davvero in, in chiusura io eh, il tempo vola davvero <ride> allora intanto invitiamo a, a sbirciare all'interno sì. del sito venetolettura.it siamo in attesa Francesco di sapere quali sarà poi il calendario di iniziative di La Casa sull'albero sì, che insomma sarà, inizierà da da, da, sì, da, dici, da, da gennaio a febbraio, a quindi febbraio. a gennaio oh, avete perfetto, il programma quindi sì. eh, anche il sito rimanderà poi sì. anche al sito eventualmente di la casa sull'albero e mm, allora io vi chiedo proprio telegraficamente una, uh, così, una, una, un appello ai nostri telespettatori per leggere sì. <ride> Francesca cosa diresti ma eh, direi che è anche un modo per non sentirsi soli e entrare in contatto con gli altri e quindi è, un, è una crescita proprio è una personale, quindi direi che è importante soprattutto per questo. È importante insomma. per questo. Beh, insomma, Francesco, è il tuo lavoro quindi Io sì, no, lo, dico, lo dico in tutte le salsi. Io dico provare per credere, perché spesso c'è proprio la. la... La, la, un po' il libro è questo oggetto che ho studiato forse neanche quello e, e mi fa un po' paura no provare perché ognuno di noi ha il, libro, ha il proprio libro che lo aspetta per, per far entrare per farci entrare nel mondo della, bello il della libro che ci aspetta mi piace sì, molto sicuro, leggere sì. fa bene alla salute quindi cercate la biblioteca del vostro comune entrateci e vedrete che si apre un mondo effettivamente anche di proposte di iniziative molto interessanti grazie davvero Francesco ti Francesca Pascottini e vi aspetto qua ancora grazie. insomma per parlarne grazie. volentieri e parlare ancora di libri di lettura, noi invece ci vediamo tra pochissimo e parleremo di teatro tra poco. Eccoci nuovamente in studio, Chiacchere Caffè, seconda parte. Dai libri ci spostiamo sul palcoscenico, quindi andiamo a teatro, ma sempre di cultura si parla, in un'altra forma d'arte, in questo caso, non, non scritta ma interpretata, anche se poi è anche scritta. Saluto Antonino Barbarà che è l'ospite della seconda parte di Chiacchere Caffè, ben trovato. Grazie, buongiorno. E ben arrivato. Antonino, associazione culturale Questa Nave, compagnia teatrale anche questa nave, gestite il teatro Aurora, di, esatto. il cuore di Marghera, <ride> sì. che eh, fa un po' effetto dire, <ride> quando, si, quando si dice Marghera io penso che all'immaginario collettivo eh, si, si materializza nella mente il, il l, porto. Il, la zona industriale, la zona il porto, mm. esatto, quindi immaginare un teatro nel cuore mm. di un'area così mm. particolare mm. come Marghera, è già un, un qualcosa di che fa notizia. Però andiamo con ordine. Ora sei qua oggi per intanto raccontarci la nuova stagione teatrale, il nuovo cartellone della, di questa nave e del teatro Aurora. Però io ti chiederei un passo indietro sì. e di raccontarci com'è nata questa esperienza, che ormai è un'esperienza ventennale. Insomma. Eh, sì, sì. Eh, Noi sì. siamo sbarcati a, a Marghera nel 90. Mm -mm. Eh, siamo nati come compagnia teatrale nell'89, siamo la compagnia teatrale professionistica più vecchia del eh, comune di Venezia e nel 90 siamo appunto sbarcati a Marghera, eh, quello che allora era il consiglio di quartiere, non ancora mm -hmm. municipalità eh, ci accolse a braccia aperte intuendo quello che noi avremmo potuto portare ecco. di, di nuovo, di innovativo in pratica e quindi in una comune che ancora non sapeva che cosa vuol dire teatro di ricerca, si parlava così allora a quel tempo di teatro di ricerca, oggi si dice di innovazione, ehm, in questo comune noi appunto abbiamo invece cominciato a parlare di teatro contemporaneo, ricerca, eh, sperimentazione, eccetera. Ehm, il, eh, la prima nostra sede, anzi che poi è ancora l'attuale la, sede legale, è il teatrino di Via Pasini, che era una stanzona di 50 metri quadri, ex eh, mh, sede di potere operaio, esatto, tra l'altro, negli anni Sessanta. <coughs> infatti, Toni Negri lì faceva le sue riunioni. Eh, eh, esatto. Ecco, diciamo da una rivoluzione all'altra, ecco, abbiamo certo. optato per una rivoluzione mh, culturale È un, un po' un diversa. Un'evoluzione. Un'evoluzione del messaggio che comunque esatto, veniva lanciato. Esatto, E lì abbiamo cominciato con i primi corsi di teatro, eh, con i, le prime stagioni. Eh, la, la, si intitolava a quel tempo Marghera Teatro come stagione, poi divenne eh, Nuovi Luoghi. Fino a quando poi nel 2005 eh, l'assessorato alle attività culturali, d'accordo appunto con la proprietà del Teatro Aurora, che sarebbe la parrocchia di Sant'Antonio, eh, diciamo che Permisero finalmente l'acquisizione in gestione del Teatro Aurora, che però già nel 97 era stato riaperto. Quindi noi abbiamo in realtà cominciato la stagione di teatro contemporaneo trasferendola da via Pasini all'Aurora già nel 1997 mm. e poi appunto abbiamo abbandonato la programmazione nel teatrino che invece adesso è semplicemente luogo di prove e di corsi di teatro e per dedicarci interamente invece a quella che è la stagione di teatro contemporaneo ormai posso chiederti ti do del tuo sì non certamente non posso certo chiederti è. anche dalla tua esperienza da sì. tore, da regista insomma sei il regista tra l'altro della, della compagnia questa nave e, la, co, da quale riflessione era nata un po' la scelta di eh, occuparvi di teatro appunto eh, contemporaneo, di teatro eh, di sperimentazione, quindi eh, a, a volte anche proprio eh, molto innovativo, quindi mm. anche difficile, se vogliamo, da, eh, da proporre poi al, ad un pubblico che magari eh, di teatro nell'altra. Mm, certo. da, da quale riflessione Ma era io nata? Intanto la, Avevo un'esigenza mia personale che era quella di sperimentare eh, nuove forme di linguaggio e, mh, io provengo dalla scuola del teatro stabile di Genova, quindi ho frequentato quella scuola, quindi teatro classico, impostazione, impostazione classica, devo guardare dove? Sì, ma qua centrale, ah, ecco, che così oh, sì. guardi i sì. nostri amici a casa bene, che eccomi. oltre alla Perfetto, voce bene. molto bella bene. che hai. <ride> Grazie. Ecco, quindi oltre ad occuparmi, oltre appunto a, eh, ad avere un a po' avere questa, tua questa esatto, eh, esigenza. esigenza, poi vi eh, ho pensato che il, che il teatro è una costante evoluzione. In realtà il teatro parla, il termine contemporaneo vuol dire semplicemente che il teatro deve parlare all'uomo del suo tempo. Mm. E per parlare all'uomo del suo tempo, eh, deve trovare anche i linguaggi che di volta in volta eh, il tempo suggerisce. Certo. Quindi, è inutile pensare, per esempio, di mettere in scena, faccio un esempio così: insomma, le troiane eh, di Euripide, ancora con il, la scenografia di un tempo, la declamazione di un tempo, eccetera, eccetera. Euripide quindi, e contemporanea. Attingere dalla storia e dalla, e dalla cultura passata, però eh, ambientandola in un contesto. Esattamente. E trovare qui nuove, nuove forme di linguaggio, capire cosa vuol dire, anche convivere con quelle che sono anche nuove forme di espressione. E, che, e qui per esempio apre una parentesi ci sono moltissime compagnie giovani che stanno cominciando a usare non più quella che prima era una commistione di linguaggi, mm. cioè un accostamento così una... No, no, invece è proprio una fusione completa di vari linguaggi che, che vanno dal, dal video che, che Crea uno nuovo. Se ne crea uno nuovo. Proprio. Esatto. esatto. E quindi, una sorta di teatro visto come davvero osservatorio del, del territorio, della, della società, del, dell'uomo stesso, e proprio perché osservatorio, con un ruolo quindi molto importante anche a livello sociale. Certamente. Allora, c'è una bellissima mm. frase, non mi ricordo quale filosofo eh, francese la disse, c'è cioè, l'arte è per la società ciò che è il sogno è per lo psicanalista. Mm. Allora, mm. il teatro è la stessa cosa. una, grande, una responsabilità, grande responsabilità. Quindi, quindi noi, ehm, e questo mm. l'ente eh, pubblico lo ha, sempre, lo ha sempre sostenuto, sia a livello comunale, sia a livello poi più locale come la municipalità, e dando importanza appunto al teatro, al teatro Aurora, a questa nave, perché noi svolgiamo anche quella che è una funzione sociale, mm. ovviamente. Cioè mm. Il teatro, l'arte ha una funzione sociale, fa comprendere, eh, interpreta quella che è la realtà in cui si vive e permette, in questo caso il teatro, la, non solo una critica nei confronti della società, della realtà che si sta vivendo, una maggiore comprensione, ma anche una socializzazione delle persone. Mm. E questo è fondamentale, soprattutto in un momento in cui ci si sta... Mm, si sta tornando un po' a ripiegarsi su se stessi, a isolarsi, a non volere più uscire, a stare, a stare nel proprio cantuccio perché i tempi che stiamo vivendo non sono ovviamente felici. Questo è. E Antonino, tu hai mh, tirato in ballo nel nostro discorso, nella nostra chiacchierata, l'ente pubblico, sì. in questo caso il comune, la municipalità, e eh, chiaramente re realtà quelle dei comuni che stanno attraversando momenti difficili per i mancati trasferimenti, per i patti di stabilità certo. che rendono davvero eh, difficile a volte anche impiegare fondi che ci sono, oppure in virtù della spending review, quindi del risparmio che anche loro devono fare, eh, si taglia laddove si può tagliare nell'immediato. Spesso purtroppo capita di tagliare nel settore culturale, eh, nei giorni scorsi, nelle scorse settimane c'era stata anche qualche riflessione, qualche tensione su tagli che purtroppo subirete magari anche voi. Ecco com'è un po' sì. la situazione, ma e poi sì. anche con quale spirito affrontate queste, queste difficoltà, insomma. Allora il, eh, i tagli ci sono stati e probabilmente sì. ci saranno ancora. Sono stati anche tagli pesanti, e a cui dobbiamo ovviamente. Certo che non possiamo ostacolare certo. perché ovviamente il Comune di Venezia, come tutti i comuni d'Italia, si, si sta trovando in una situazione di... Per, deve far di fronte difficoltà. di difficoltà enormemente. Mm. Quindi eh, si sta cercando, per esempio ecco, l'assessorato alle attività culturali ha dovuto tagliare quelli che erano appunto, i, i finanziamenti per le produzioni per cercare di salvare almeno la gestione dei teatri. E cioè, questi appunto, soldi Continuano ovviamente a non bastare perché gestire un teatro è una cosa molto complessa. Allora stiamo cercando, insieme all'assessorato alle attività culturali, insieme alla municipalità, di trovare nuove forme, nuovi, nuovi soggetti, nuove, nuove collaborazioni che possano permettere di continuare questa nostra avventura che è cara sia all'ente pubblico ma è cara anche agli spettatori. Certo. Ecco, quello che noi abbiamo cercato di dire in questi giorni è stato mh, avvisare, informare gli spettatori che non è che solo perché c'è la stagione di teatro contemporaneo che è la sua avventura eh, sedicesima eh, mi pare eh, edizione se poi continuiamo, contiamo anche quella del teatrino perdo il conto. Avete perso il conto. Esatto. Cioè, non è solo perché c'è la stagione, perché i corsi vanno, vanno, vanno benissimo, perché nel nostro ufficio si lavora, perché le luci del teatro allora sono tutte accese e il pubblico arriva, non vuol dire che tutto è rosa e fiori. Cioè. Purtroppo ci sono, ci sono delle difficoltà a cui noi rispondiamo con lavorando. Lavorando infatti abbiamo voluto anticipare di un anno quella che è... In, che è, stata, eh, che è un nostro fiore all'occhiello ormai quest'anno, ed è la, la trasformazione. Del Teatro Aurora in casa del teatro. Mm. Cioè noi ospiteremo, stiamo, abbiamo già ospitato Quindi il progetto Sala Travaglio. Sala Travaglio, Sala Travaglio, Sala Travaglio, Sala Travaglio. <ride> allora entriamo anche in eh, questo esatto. progetto. Poi, però, ci devi dare qualche indicazione sulla nuova stagione che certo, è partita. Certo, però certo, raccontiamo, certo. raccontiamo, questo accompagnamento che esatto. fate delle giovani compagnie. Eh, esatto. allora, Sala Travaglio, Specie Protetta Sala, Sala, Sala Travaglio è un progetto che ha ideato la mia collega Francesca Deste, raccogliendo l'invito dell'assessorato alle attività culturali di monitorare, di continuare a monitorare e considerare le giovani realtà emergenti mm. del territorio. Noi abbiamo raccolto questo invito e con molto piacere abbiamo quindi ospitato in questi mesi, e lo faremo ancora nei prossimi, delle cinque compagnie del territorio: H2O Non Potabile, Impusa Teatro, Tineris Teatro. Eh, ex vuoto teatro e l'avanguardia non sensista che cioè, sì, sarebbe... fanno parte della programmazione della, programmazione. Di, della prossima stagione esatto. di, della stagione esatto. in corso esatto. perché è già stata inaugurata es... scorso eh, weekend eh, poi ne parliamo certo. il eh, Sal Travaglio non vuole essere soltanto una occasione di visibilità Facciamo, ospitiamo le compagnie presenti nei loro spettacoli più significativi e tutto finisce lì no, diventa proprio un accompagnamento al lavoro quindi noi faremo da tutor durante questi mesi di residenza in cui loro lavoreranno siamo disponibili a tutto ad aiutarli in tutti i campi, sia dalla programmazione, sia dalla distribuzione, sia, sia nel campo anche della semplice organizzazione, oltre che in quella artistica. E poi queste compagnie produrranno un nuovo spettacolo, eh, data da destinarsi ancora, a maggio che produrrà questa nave e il cui titolo provvisorio ma significativo è l'IR ovvero eh, del conflitto generazionale mm. e ci tocca anche a noi in questo caso, ah, sì. cioè quanto è giusto <ride> mantenere la tradizione che i padri hanno iniziato quanto è giusto non uccidere invece i padri per sostituirsi a loro e questa è una riflessione che investe tutto il campo politico, organizzativo. Anche nei di rottamazione, giusto per vabbè, esatto, citare, esatto. ma eh, quindi diventa una vera e propria casa del teatro. Certamente. Questo progetto, appunto, Specie Protetta Sala Travaglio, eh, vuole davvero far capire a questi giovani che c'è un luogo che li accoglie, li supporta eh, in quello che è il loro grande progetto, la loro grande ambizione, che è quella di, di fare del teatro davvero il loro. Il loro scopo di, di, certo, di vita certo, di, certo. e, di, e di anche di professione. Certo, perché dobbiamo considerare che il teatro, così come tutte le altre forme artistiche, è un lavoro. E eh certo, eh, cerchiamo è di eh, diffondere questo. Esatto, questa, questa è una cosa cultura. che purtroppo il nostro governo centrale eh, non, è, non, è ancora, non vuole accettare. Mm. Ricordo, non recepisce questa ricordo, cosa. Mi ricordo sempre appunto la battuta di Tremonti che eh, disse che col, col, con l'arte non, non si campa, non si non mangia, non si mangia ecco, eh, quando invece una parte del prodotto interno lordo è proprio la cultura, esattamente. È e forse se cambiassimo proprio mentalità e puntassimo. E, e credessimo davvero che eh, si certo. può davvero fare la differenza del, certo. del prodotto interno lordo a livello di qualità e, di, e, e non solo, anche sì. di professionalità ma nel i, nostro paese, forse qualcosa solo, cambierebbe. dico ma... solo questa. A eh, un amministratore di un'altra città un giorno così parlando che mi chiese ma quante persone lavorano intorno a uno spettacolo teatrale. Io disse secondo lei quante? Ma disse come figure ovviamente. Ma un 7-8, parlava mm. dell'attore, il regista, lo scenografo, eccetera. Io gliene, gliene elencai 64. Mm. Perché c'è anche il tipografo, c'è anche lo scenografo, lo scenotecnico, fino ad arrivare al conducente dell'autobus che porta le persone a teatro. Cioè c'è tutto un indotto che noi muoviamo, che ogni, for che ogni forma di lavoro muove. Mm. Quindi il teatro è un lavoro e muove tutto questo indotto. Mm. E quindi insomma, questo è un ragionamento che state facendo con queste giovani compagnie, ma che poi insomma, serve davvero anche come riflessione più allargata e generale anche a chi eh, queste realtà culturali e professionali deve e dovrebbe sostenere certo, in maniera certo. diversa. Eh, arriviamo però alla stagione certo. uh -huh. alla stagione 2012-2013 sì. della Teatro Aurora. Eh, iniziata lo scorso weekend con una produzione molto particolare. Sì, <ride> il vaso di Pandora, quindi il vaso di Pandora è una performance poetica in ascensore. Eh, ci sono 11 individui che entrano ed escono nell'ascensore in movimento. Al centro le barche che ci ha fornito gentilmente proprio l'intero. Cioè L'ascensore e l'intero. <ride> Dei ripiani, eh, per sei o sette persone alla volta ehm, si svolge questo viaggio in ascensore eh, durante il quale appunto entrano ed escono delle, delle figure. Tutte queste figure recitano delle, dei versi di grandi poeti, però in maniera molto colloquiale. Mm. E quindi della signora con la cipolla in mano, che ha appena fatto la spesa, gli amanti che litigano con i versi di cioè eccetera. Non rivelo nulla perché speriamo di poterlo eh, ancora una volta eh, replicare, visto che ci... Quindi vi fisicamente si svolge lì. Dentro l'ascensore, dove lo spettatore è egli stesso anche partecipe, proprio non è solo uno spettatore. Ma, ma quindi avete invitato le persone ad esserci, sì, chiaramente, sì, sì. non avete preso la sprovvisa? No, chi era no, lì no, 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 <ride> c'era una... una entrata volontaria. C'è sì, quindi... una programmazione, quindi le persone, chiaramente viene fatto in orario di chiusura, ecco, per cui le persone si prenotano e sei alla volta vengono entrano dentro. Ma come mi è venuta questa idea? Ma de... De ero in una... in a, a me è venuta mentre ero in un ascensore, al, devo dire al, all'Accademia di Teatrale Veneta, <ride> allo Jungas. Abbiamo l'ascensore che va dal primo al secondo piano. Cioè Pian terreno al primo piano, quindi sono dieci secondi. Sì, ma in 10 secondi breve. mi, mi balenò l'idea di poter trasformare Trasformare un ascensore in un luogo di teatro, anche perché questa nave sta cercando, ecco, tra l'altro nella sua sperimentazione, è legata non solo al linguaggio teatrale, ma eh, è legata anche al linguaggio dei luoghi, cioè noi stiamo cercando anche di, trovare, di far sì che i luoghi che noi andiamo a scoprire siano eh, elementi drammaturgici e infatti un altro di questi spettacoli sarà. Quello che faremo nelle case, ma di cui magari parliamo dopo. Va bene. E allora il... parliamo del resto della programmazione. Certo. Che cosa ci aspetta? È divisa un po' in due sezioni, sì, esatto. una di cui hai già accennato, con esatto, quella sala, di sala Travaglio, esatto, e l'altra invece eh, l'altro ospitiamo dei, degli spettacoli che sono legati da un filo conduttore che quest'anno è il tema della Fiaba. Sì. La Fiaba non intesa come racconto popolare di eh, ispirazione fantastica, eccetera, ma come quel, quello strumento che. Per, che permette ai bambini di cominciare a conoscere, di, fa, di usare un ponte per cominciare a conoscere il reale, grazie all'irreale, è la vita che li aspetta praticamente, mm. e agli adulti anche di accettare, di approfondire questa vita stessa e accettare a un certo punto la condizione di adulti. Quindi mm, fiabe, fiabe nere, in questo, chiamiamole così, fiabe un po' strane, come sono per esempio quella di... come tutto. Todo in, in, in argentino, che è del, di Rafael Spregelburt, drammaturgo e regista, vincitore eh, di Premio Ubu, uno dei più importanti e grandi drammaturghi viventi. E, um, Alessio Nardin dirigerà appunto questo spettacolo, al Teatro Aurora debutterà in prima regionale il 31 di gennaio e avremo il piacere di avere Spregelbutt che verrà a incontrare alla Feltrinelli verrà a incontrare il nostro prima pubblico. prima dello spettacolo il pubblico mm. e qualche altra qualche altra data e qualche altro sì, spettacolo a, altra, altra fiaba strana che usiamo certo, poi invitiamo a eh, certo. cercare il programma nel vostro certo. sito un'altra un fiaba un po' strana è quella che ci proporranno i Babilonia Teatri con Pinocchio eh, dove che vedrà in scena dei malati risvegliati dei pazienti risvegliati dal coma Molto forte, molto toccante, mm. ci saranno soltanto mm. loro in scena, che quindi racconteranno un po' la loro vita, questa vita prima di questa strana morte, questa rinascita che hanno, un po' come Pinocchio, appunto, certo. che rinasce a nuova vita. È la fabbrica dei preti di Giuliana Musso, eh, dove l'eroe delle fiabe non è più il cavaliere ma è il sacerdote che deve rinunciare a un certo punto a delle pulsioni giustamente eh, eh, affettive per invece immergersi in una spiritualità che deve, che deve sostenere. Mm. Anche questa è l'eroe di oggi in qualche modo di un tempo. Eh, Un'altra fiaba, invece vera e propria fiaba, anche se un po' reinventata, è la vera storia di Hansel e Gretel che è la mia collega, la dedicherà ai bambini, la racconterà ai bambini, e il 5 dicembre invece ospiteremo al Teatro Aurora, quindi il prim primo spettacolo proprio al Teatro Aurora, uno spettacolo del gruppo Vico IV Mazzini di Bari, e, il Sogno degli artigiani. In pratica l'autore ha preso eh, i quattro personaggi del Sogno di notte di mezz'estate che stanno mettendo in scena la tragedia di Pire Metisbe, okay. e Mettisbe e ha detto che succede se realmente questi ci pensano e cominciano a metterla in scena? e si assisterà a uno spettacolo esilarante perché loro spereranno ardentemente di poterla mettere in scena, perché così il duca darà loro un sussidio, un vitalizio per il resto della loro vita. E questo mi suona tanto come contributi ministeriali. Esatto. Ecco. <ride> Senti, quindi un teatro che non, è solo, che non chiede allo spettatore solo di eh, assistere sì. e gustarsi certamente eh, la commedia e la, la performance che viene sì. messa in atto, ma gli chiede di, di partecipare poi anche dopo, quando esce. Del teatro certo. nel rielaborare quello mm. che, ha, che ha visto e che ha fatto. Si Noi ha siamo eh, felici di, di poter dire che il nostro pubblico. Mh, Rimane sosta poi molto nel foyer, nella stessa sala, a chiacchierare, a parlare, incontra gli attori che intanto stanno smontando, quindi non c'è nessuna formalità da questo punto. Gli spettacoli durano in media 50-60 minuti, per un'altra ora poi il pubblico è lì. Certo. Quindi noi non lo cacciamo via, ci mancherebbe. Mm. E come ha detto uno spettatore, eh, lusingandomi molto, dice: il dopo teatro al teatro Aurora è come fai la scarpetta dopo il ragù. Eh, esatto, è eh, bella, eh, comunque calza benissimo sì. e spiega bene sì, cosa sì. prova lo spettatore. Sì, sì. Senti Antonino siamo in chiusura in realtà. Sì. Vuoi accennare a quella cosa che stavi dicendo prima di questa produzione che state sì, pensando Sì, 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 si intitolerà du quatrième Metage, Gli Amanti del Quarto Piano e sarà uno spettacolo un po' particolare. Noi andiamo nelle case che ce lo chiederanno. Sì. Eh, Anche da me, quindi se io ve lo chiederò. Se tu ce le chiederai, eccetera. <ride> chiaramente dovrai pagare, ecco, pagare. Ecco, andiamo lì, portiamo una lettura di un racconto che appunto ho scritto io per due voci, per un uomo e una donna, una storia d'amore, quindi una fiaba vissuta tra il cielo e la terra fiaba contemporanea, questa è così. È una storia d'amore che viene raccontata, ma la cosa interessante è che non viene solo raccontata da, dai due, letta in realtà dai due eh, attori. Viene anche vista in animazione con la stop motion in, eh, nel video di casa, nel televisore di casa, eccetera. Quindi non è televisione, ma c'è l'animazione, non è cinema, ma usiamo questa, questo strumento. Non è teatro, ma ci sono due attori. Non è letteratura, ma il testo esiste perché è un testo letterario. Affascinante. Infatti, molto. E allora mi, vi, terremo, vi monitoreremo e poi, appena sarete pronti, tornate a raccontarci molto nel dettaglio anche questa esperienza. Antonino, grazie. Ricordiamo il sito: si questa... sì, e c'è anche il nostro blog però di cui non mi ricordo qui mi chiedo ma scusa ma si trova, si sì, trova ma nel sito c'è il link nel esatto. sito quindi questa è wordpress qualcosa. e poi li trovate anche su facebook esatto, su twitter sì, quindi sì. seguiteli e andate a sbirciare in questa nuova stagione 2012-2013 molto interessante sempre all'avanguardia perché lo siete grazie. e buon lavoro davvero. grazie, grazie e, insomma, e, che, eh. e che sia e che venga considerato davvero eh, un lavoro <ride> di qualità per il nostro paese grazie Antonino grazie. per essere stato con noi grazie a voi per averci seguito speriamo che oggi di avervi dato dei, degli spunti di approfondimento importanti e utili e curiosi anche e naturalmente che anche il caffè torna domani alla stessa ora arrivederci every night